Ciao a tutti gli amici della Viceversa Records e di My Sweet App e ovviamente a tutti gli ammiratori dei dischi e della buona musica. Anche oggi location spettacolare, un posto conosciuto e ammirato in tutto il mondo e vediamo un po' tra poeti, artisti, eroi, scienziati, santi, navigatori e trasmigratori chi ci presenterà e parlerà oggi del proprio disco del cuore. In onore della capitale e della stupenda Appia Antica, un artista che più romano non si può. Lui è un caro amico, è Davide Combusti, in arte De Niro. Cantante, autore, compositore di colonne sonore, soprattutto polistrumentista, inizia con la batteria, passa in seguito a basso e chitarra, cantante che con il suo pseudonimo ha realizzato tanti dischi di grande successo. Una partecipazione a Sanremo con il brano 1969, molto recente, un bel vinile a tiratura limitata con noi della Viceversa Records e proprio quest'anno finalista al premio Tenco con un bellissimo LP registrato assieme a Gary Lucas in onore del mitico Jeff Buckley, un artista che tutti noi abbiamo amato e continuiamo ad amare. Ma adesso la parola a Davide e al suo disco del cuore. Dai! Ciao a tutti gli amici di Viceversa Records, sono De Niro e vi parlo di uno dei miei album preferiti, che è l'esordio di un cantautore inglese che si chiama Bedroom Boy, con l'album uscito nel 2000 di Hour of the Wilder Beast. Un album che è una sorta di inno alla musica lo-fi, inteso lo-fi come bassa qualità audio, ma non di idee di scrittura. Quello che sarebbe diventato poi un abbastanza importante, credo, a livello di successo anche artista pop inglese con i lavori successivi, qui si manifesta nel suo stato più libero, folk, estremamente creativo e soprattutto dalle ritmiche particolari. Ve lo consiglio, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto a Viceversa Records, ci rivedremo presto dal vivo, tutti quanti. Ciao!